Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Un abbraccio da parte di Andrea, spero siate tutti bene. Torno a farmi sentire con una chiacchierata su una mia nuova lettura. Ritorno, diciamo, dai classici, ritorno su un caffè oggi. Ritorno, diciamo, a un'autrice contemporanea. Anche se diciamo contemporanea, cioè, ancora in vita, insomma, anche se il libro di cui vi parlerò è un libro in realtà del 97, comunque fine anni 90, ed è Bagheria di Dacia Maraini. Anche qua diciamo, vado ad esplorare per la prima volta questa autrice, diciamo famosa e pluripremiata, romanziera, poetessa, saggista italiana, toscana, che in questo libro va a parlare, a raccontare della sua città, non della sua città natale, in realtà lei nasce a Firenze, ma della città siciliana, appunto Bagheria, dove ha trascorso, diciamo, gran parte della sua infanzia, e alla quale rimane, diciamo, legata da un rapporto, nel libro emerge chiaramente, di amore e odio, diciamo così, con un rapporto molto complicato. È un ritratto, è un ritratto fantastico di questa città, diciamo, palermitana, in tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue storture e bellezze. Io, come prima cosa, appena ho finito di leggerlo, sono andato ovviamente a informarmi su internet, su Bagheria, insomma, su questa città, e sulla villa Val Guarnera, che è la villa, diciamo, aspetta, adesso vorrei aver fatto una gaffe già nel dire il nome, perché, scusate. Perché Val Guarnera c'è, cioè, subito, potrei aver sbagliato, vediamo un attimo. Villa Val Guarnera, ho detto giusto, perché diciamo che era un concetto importante. Dacia Maraini descrive il suo arrivo a Bagheria dopo la prigionia in Giappone, durante la Seconda Guerra Mondiale. Lei passa 3 anni con la famiglia in Giappone, in un campo di concentramento, e torna a Bagheria da ragazzina ancora, ed è accolta da quella che è la parte materna della sua famiglia, che altro non è che una famiglia nobile, la famiglia Aliata. È tutto vero, diciamo che è un'autobiografia, è fondamentalmente autobiografico questo racconto, questo romanzo. La famiglia Aliata, quindi dal lato materno, verso la quale lei nel crescere si ribella, diciamo così, per quella che è la natura che lei ritiene essere diversa rispetto, diciamo, all'ingessato modo di approcciare alla vita da parte di della nobiltà alla quale lei volente o nolente appartiene. Da un punto di vista, diciamo, di sangue. Diverso invece il lato paterno, che nulla c'entra da un punto di vista ereditario con tutto questo, e alla quale invece lei si abbraccia in maniera diversa. Il tutto veramente descritto e raccontato in maniera eccelsa da un'autrice che non avevo mai letto. Questa è la prima opera che leggo della Maraini. Sono andato, diciamo, dritto su questo romanzo perché, diciamo, caffè è finito. Avevo, diciamo, letto, mi informato che fosse uno dei suoi libri, dei suoi romanzi, diciamo, meglio riusciti. Insomma, è sicuramente bello, ma perché ha questo fattore, di forza, che è il trasporto emotivo, che senza dubbio l'autrice ha
ha lasciato e ha, affogato in queste pagine. Io tra l'altro ho trovato una, molto modestamente un paragone, una similitudine con il mio libro sul mio piccolino paesino qui in provincia di Milano, Limito e Già Sveglio. Avrete partecipato alla campagna di pu tentata pubblicazione su BookaBook di qualche tempo fa. Perché comunque il concetto è quello, qui è molto ovviamente più inquadrato storicamente, cioè non c'è il minimo paragone ovviamente, però soprattutto la parte in cui lei, in cui la Maraini cita per larghi tratti del romanzo, cita un libro di una sua zia Felicita, che negli anni, nel 49 se non sbaglio, quindi negli anni 50, appunto aveva scritto un libro in cui descrive, un libro su Bagheria. Cioè, e questo mi ha richiamato molto il fatto che io ho scritto un libro su Limito e di fatto questa sua lontana parente, cioè zia, aveva scritto un libro su Bagheria e lei va a riprendere questo libro e lo getta in pasto, diciamo, ai lettori in maniera così naturale, così chiara. Abbasso il telefono, l'altro. E quindi questo diciamo che mi ha catturato anche per questo, da questo punto di vista, perché è comunque un senso di appartenenza che emerge nella Maraini tramite, diciamo, i racconti, tramite l'eredità che questa sua zia, alla quale lei era molto legata, alla quale comunque nella quale comunque lei si rispecchiava molto più di quanto si rispecchiasse invece in altre figure della sua famiglia, specialmente la sua famiglia, diciamo, più nobile, e quindi, diciamo, c'è questa appartenenza che emerge, sempre comunque un po' macchiato, un po' smussato da un senso di avversione, comunque, di rigetto, se vogliamo, verso quel tipo di tradizione, quel tipo di nobiltà e sfarzo non solo nei costumi e nell'aspetto materiale di una famiglia di questo tipo, ma anche nell'incapacità di considerare altri tipi di vedute. Ci sono nel libro, tra l'altro, non manca un affresco spietato, crudele, ma coraggioso e sicuramente puntuale di quella che era la Sicilia di quegli anni e che, ahimè, si è diciamo, un po' mantenuta anche a oggi, quindi la parte della mafia. Parla di mafia, in questo libro la Maraini parla di Bagheria come città mafiosa in maniera aperta, dichiarata, e parla di quanto ci sia stata, negli anni in cui lei parla, una complicità diretta o indiretta che fosse di molti nella permettere lo svilupparsi, nel permettere l'avanzare di determinate attività di quel tipo, illecite e mafiose, di fatto violente, eccetera. Come allo stesso tempo riconosce come invece alcuni isolati, diciamo, personaggi abbiano invece cercato di combatterla questa, quindi però è molto chiara, quindi parla di Bagheria anche in questo senso, parla di una Sicilia non, straordinaria nel suo presentarsi agli occhi, perché questo, ho guardato le foto di quel posto, c'è, cioè, allucinante, non sono mai stato, cioè, sono stato in Sicilia, non sono mai stato a Palermo, comunque in quelle zone. E sono posti fantastici e emerge questo nelle sue descrizioni clamorose, emergono i profumi, i sapori, gli scorci, le immagini, non solo della parte diciamo, della villa che lei descrive minuziosamente tramite i suoi occhi, che hanno visto anche da più grandicella quei palazzi meravigliosi, quelle ville del Settecento straordinarie che sono ancora presenti oggi,
l'altro è Villa Val Guarnera, ancora visitabile, esiste, diciamo, di fatto ancora lievemente circondata da palazzi e di modernità, però esiste ancora. Lei ne descrive in maniera puntuale, precisa e spettacolare ogni aspetto. Tra l'altro, ritornando un po' alla capacità e a uno dei temi di questo romanzo, devo citare il riferimento che fa a quello che è stato quelle sono state le colpe e le responsabilità delle amministrazioni comunali negli anni 50, anni 60, comunque nell'aver deturpato in maniera indiscriminata e fuori ogni tipo di logica quella che era l'ambiente, quella che era la natura, quello che era il bello di Bagheria e delle zone circostanti. La Maraini denuncia in maniera evidente e chiara questo tipo di avvenimenti, diciamo, citando poi anche concretamente processi e indagini che erano state aperte, quindi fatti di cronaca, insomma. Cose che mi trovano totalmente d'accordo, è chiaro che poi c'è sempre una via di mezzo nelle cose, nel senso che sicuramente andare a deturpare e a costruire palazzi senza così, perché ci si sveglia la mattina e bisogna fare guadagnare qualcuno, far vincere un bando a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, e in questo modo ignorando quello che è la circostanza e il contesto naturale, storico, culturale di un posto, vuol dire non essere sicuramente responsabili. Chiusa parentesi, comunque questo è un altro argomento che tocca chiaramente perché è affezionata a questo luogo, cioè al di là di tutto la Bagheria che conosceva e che ha conosciuto la Maraini nella sua infanzia, nella sua fanciullezza, non la rivede più negli anni, diciamo più, negli anni 90, negli anni più moderni, insomma, perché qualcuno, diciamo, l'ha un po' distrutta, l'ha un po' rovinata, insomma. Quindi anche questo è un argomento che affronto. Insomma, un bel libro, assolutamente un bel libro, scorrevole, di facile lettura, di breve lettura, e che sicuramente vi consiglio. Ci sono tante citazioni, tanti passaggi belli che poi non ci si ricorda mai del tutto quando si termina un libro. Sicuramente la citazione che è riportata nella quarta di copertina, nel retro, è molto molto legata e riferita al padre Fosco Maraini, tra l'altro anche lui scrittore come lei, e la seguente ve la riporto perché ci sta. L'ho amato molto questo mio padre, più di quanto sia lecito amare un padre, con uno struggimento doloroso, come anticipando in cuor mio la distanza che poi ci avrebbe separati. Alla prossima ragazzi, buona. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate se vi interessa. Dacia Maraini, Bagheria, ve lo consiglio. Siciliani e non. Ciao.